dove li portate quest'anno in vacanza i vostri pelosini? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta e da Bouclé su Arte per te. È arrivato agosto e come ogni estate siamo qui ad augurarvi buone vacanze, vero Buchi? Sì, buone vacanze! Però, come ogni anno, vi dobbiamo dare qualche raccomandazione proprio sui nostri amici a quattro zampe. Come tutti gli anni da quando esiste Arte per te, oramai sono quasi 3 anni e quindi 3 video, questo è il terzo, un video estivo lo dedichiamo ai nostri amici animaletti, ai pelosi. Io ho un occhio di riguardo per i cani per ovvie ragioni, Bouclé mi stai sfondando con tutte le gambe, ma ovviamente questi video sono rivolti a tutti i possessori, a tutti coloro che condividono la vita con un animale. Bene. Chi ama gli animali saprà già che in agosto gli animali vanno in vacanza con i loro padroni. Chi invece ha subito l'arrivo di un animale in casa, perché pure questo può essere accaduto, non è questo il momento migliore per sbarazzarsene, perché oramai dovrà far parte della vostra vita per sempre. Quindi guai abbandonarli, perché loro non vi abbandonerebbero mai, amori dolci. E in più non è, essendo disumani, che si risolve un problema. Piuttosto ci sono tanti enti preposti alla custodia dei vostri animali quando sarete fuori per le vacanze, ma meglio degli enti preposti, che possono essere l'EMPA piuttosto che delle pensioni per animali. Troverete tutto nel box informazioni, tutti gli indirizzi utili dove potrete lasciare i vostri animali durante le vostre vacanze. Cercate un dog sitter, qualcuno che ve lo tenga. Quest'anno però vorrei farvi una raccomandazione in più, perché non solo chi ha animali deve aver cura degli animali, ma anche chi non ne ha. Quindi, qualora incontraste un animale abbandonato sulle autostrade, qualora vedeste un cane, un gatto in difficoltà, un animale spaesato, fermatevi. Non ignoratelo, perché ignorarlo sarebbe come abbandonarlo. Fermatevi, chiamate l'EMPA più vicina a voi, oppure chiamate le forze dell'ordine che provvederanno a mettere in salvo quella creaturina che voi avrete aiutato a sopravvivere. E non solo quella creaturina, ma anche chi in maniera infausta possa trovarsi sul suo percorso con un'automobile, quindi per evitarla avere un brutto incidente. Siate coscienziosi. Grande notizia per i nostri amici animali: da quest'anno non ci sono più divieti per i luoghi pubblici. Tutti gli animali, informatevi, quindi è uscito un nuovo decreto legge che cessa quella bruttura delle spiagge vietate agli animali. Tutti gli animali possono andare in spiaggia seguendo le normali norme igieniche. Vi metterò qua sotto il link da cui ho letto questa notizia. Quindi gli animali potranno seguirci in spiaggia, potranno seguirci volendo in tutti quei luoghi che fino adesso erano interdetti loro, e quindi non ci sono più scuse per abbandonarli. E allora, siccome sto sentendo anche da Facebook che in molti state preparando le valigie per partire, mettete anche un bel osso e un sonaglio in queste valigie e tutti a mare! Buchi, non è tanto convinto, amore. Saluta tutti, ciao! E noi ci facciamo le nostre vacanze in città, come potete sentire dal frastuono che ci circonda. Auguro a tutti voi delle splendide e spensierate vacanze e a tutti i vostri pelosi delle vacanze in compagnia dei loro familiari. Felici e spensierati. Da Ombretta, da Bouclé, da Arte per te è tutto. Arrivederci! Buone vacanze! Buone vacanze a tutti! Buone vacanze a tutti!